John Borno, ragazzi, ho una domanda che mi è stata fatta che cade a pennello. Riccardo Pozzoli, che saluto e ringrazio, se volete farmi una domanda fatemela qua sotto, però ragazzi mi raccomando ricordatevi di lasciare mi piace e iscrivervi al canale. Mi chiede, insomma, Riccardo Pozzoli, qual è il tuo rimpianto più grande? Allora, è una domanda particolare, ovviamente si parla a livello calcistico, fate attenzione, rimpianto più grande a livello calcistico, perché questo canale parla di calcio, quindi quando si parla di qualcosa si fa riferimento al calcio, ovviamente calcistico, appunto, è quello che si potrebbe verificare fra qualche ora, fra qualche giorno, non so quando vedrete il video, ovvero a Barcellona. Ci sta che la Roma possa perdere anche 7-8-0 con il Barcellona, però io potevo esserci, veramente potevo esserci. Ho provato a contattare tutti, da Federico Marconi a Gladiatore, fino a Gabum, fino a PF degli SR Music, passando magari da... Veramente ragazzi, sono passato da chiunque per cercare di andare, ho sentito Rubino, ho sentito addirittura Gualt che è napoletano, ho sentito Kundispa che comunque è di Palermo, per cercare in ogni modo di andare a Barcellona con qualcuno e alla fine ho ricevuto sempre picche. Volevo andarci tanto, io non ho mai fatto una trasferta, questo è un mio limite, mi dispiace, non che io non abbia visto altri stadi oltre lo stadio olimpico, ho visto lo stadio, l'Amsterdam Arena, appunto lo stadio dell'Ajax, ho visto il Frank anche due volte, sono andato a vedere Fiorentina Chievo e Fiorentina questa qua, Fiorentina Benevento. Poi sono andato a San Siro a vedere Milan Lazio, qualche stadio me lo sono fatto, ma non ho mai visto la Roma in trasferta, ok? Quindi era una trasferta che volevo fare anche perché il peso della trasferta si sentiva. Dovevo andare con Gabumen e con Gladiatore, alla fine avevamo deciso di partire noi tre, nonostante insomma ripetuti problemi. Inizialmente volevamo prendere il Flixbus, perché appena c'è stato il sorteggio i prezzi sono stati lanciati, i prezzi dell'aereo fino a 600 euro a biglietto. Quindi abbiamo detto guarda no, prendiamo il Flixbus comunque ci andava a mettere 23-24 ore, quindi non erano poche. Gabumen mi ha dato subito il blocco e ha detto guarda, io verrei volentieri ma se andiamo con il Flixbus purtroppo non posso venire, quindi lo comprendo, cioè alla fine... Lui ha detto, mi ha spiegato, mi ha detto io soffro molto il pullman, soffro molto l'auto, quindi diciamo che per me fare 24 ore sarebbe veramente tanto, arriverei morto. Quindi ho detto va benissimo, non ti preoccupare. Successivamente che cosa è successo? Allora, il biglietto in accesso dello stadio costava 90 euro, che sono tanti e non lo metto in dubbio. Però li avrei spesi volentieri, non sarebbero stati un problema. Era un evento importante, andavo a vedere la mia Roma ai quarti di finale dopo 11 anni, andavo a vedere la mia Roma contro il Barcellona degli alieni, contro il Barcellona di Messi, li avrei spesi 90 euro, li avrei spesi volentieri. Qualche testata giornalistica romana e romanista ha mandato lettere al Barcellona per chiedere di abbassare il prezzo, diciamo che... Se tutti i stadi fanno prezzi a 50-60 euro, è un po' scorretto farli a 90 euro. Il problema però qual è stato, ragazzi? Quando si è posto il problema? Noi avevamo trovato tutto, abbiamo detto allora biglietto lo paghiamo 90 euro, ci sta. L'aereo l'avevo trovato addirittura a 150 euro fra andata e ritorno, quindi era stato un colpaccio alla fine, eravamo riusciti, ho detto cazzo ho trovato un aereo, prendiamolo subito, partiamo in tre immediatamente, fantastico. E avevo trovato anche un alloggio molto vicino al Camp Nou che insomma si aggirava ad una cifra che fra alloggio, aereo e biglietto dello stadio mi avrebbe fatto pagare 320-330 euro, quindi sarebbe stato anche molto buono perché comunque... Vedendo tutto quello che stavo facendo, tre giorni poi di alloggio in hotel, non era così poco. Il problema si è posto quando purtroppo la Roma ha messo i parametri per prendere i biglietti. Innanzitutto la prima prelazione, ragazzi, era per chi ha fatto la trasferta in Karabag. Chi ha fatto la trasferta in Karabag poteva prendere i biglietti per primo. E sinceramente penso che nessuno abbia mai fatto la trasferta in Karabag. Fra l'altro il settore ospiti costava 1 euro. Il problema, ragazzi, era che lì in Azerbaigian il biglietto aereo costava 800 andate e 800 ritorno. Quindi insomma, e stavolta veramente. E quindi insomma il problema si è posto, credo che nessuno l'abbia fatta. Successivamente hanno aperto la possibilità di andare a vedere la Roma a Barcellona per chi aveva fatto almeno due trasferte fra Karabag, Londra, Madrid e Donetsk. Quindi insomma io non le avevo mai fatte le trasferte, come vi ho detto. Successivamente hanno aperto tipo perché aveva fatto solamente una trasferta, successivamente perché aveva l'abbonamento in Champions League, il mini abbonamento in casa. Alla fine ragazzi che cosa è successo? Che
il biglietto per noi comuni mortali, che fra l'altro io ho l'abbonamento allo Stadio Olimpico, quindi insomma qualche prelazione, ma gli altri no. Gabumen abita a Cisterna, Gladiatore abita a Gubbio in Umbria, quindi insomma era difficile che questo accadesse. I biglietti venivano messi in vendita il 29, ragazzi, il 29 per noi comuni mortali, e il 29 erano biglietti che erano eventuali, cioè che se tutti i tifosi con l'abbonamento il mini abbonamento Champions avessero preso il biglietto in prelazione, a noi nemmeno sarebbe mai toccato, cioè potevi anche fare la fila magari dalle 8 di sera per aspettare l'apertura alle 8 del mattino del Roma Store, appunto, dove si prendono i biglietti. Sarebbe servito a nulla perché comunque magari i biglietti erano già finiti, quindi a parte era una pazzia. E poi l'aereo bisognava prenotarlo subito, il 20, il 15 di marzo. Non puoi pensare di poter prendere un biglietto il 29 e dopo che l'hai preso dici: bene, ora che si fa? Ora si trova un aereo, abbiamo 3 giorni di tempo per partire, 3 giorni di tempo per partire, 3 giorni di tempo per trovare un aereo, 3 giorni di tempo per trovare una casa. Era impossibile, i tempi erano veramente ridotti. Magari perderemo anche 6-0, potrebbe capitare, però ci volevo stare, ci sarei voluto stare con tutto me stessa, avevo proprio questa intenzione e sinceramente mi dispiace tanto. Fra l'altro volevo farmi almeno il ritorno, ho detto vabbè vaffanculo, non sono riuscito ad andare a Barcellona, vado a vedere Roma a Barcellona. No ragazzi, no, perché è successo qualcosa di assurdo. Sono contento alla fine, perché comunque vuol dire che c'è tanto amore per la Roma. Però hanno aperto il primo giorno gli abbonamenti per chi aveva, cioè la vendita dei biglietti per chi aveva sia il mini abbonamento Champions che chi aveva l'abbonamento allo Stadio Olimpico. E sono finiti, in 7 ore sono finiti tutti, hanno riempito tutto lo stadio. E quindi niente, non sono riuscito nemmeno a prenderlo al ritorno per Roma-Barcellona, peccato. Questo potrebbe secondo me essere uno dei più grandi rimpianti a livello calcistico che ho, perché ci tenevo veramente tanto a fare questa trasferta, ce l'ho messa tutta. Non è come magari, io dico sempre, magari andiamo a Ferrara, mo già sto programmando di andare a Ferrara a vedere Spal-Roma, magari andiamo a Genova a vedere Genoa-Roma o Samp-Roma, magari andiamo a Torino a vedere Torino-Roma o Juve-Roma, per dirne alcune, no, le programmo sempre, ma poi insomma difficilmente concretizzo qualcosa. Qua mi ero messo a cercare, a chiamare posti, a fare ricerche, sentire gente, quindi insomma è una cosa più che concreta, e credo che questo sarà senza alcun dubbio il mio rimpianto più grande a livello calcistico, almeno per il momento. Detto questo, vediamo un po' come andrà Barcellona-Roma, spero che diventerà veramente il mio rimpianto più grande, quindi spero veramente che la Roma, non lo so, vincerà 0-4 a Barcellona, e quindi dirò, mi mangio le mani ma godo come un cane. Io vi ringrazio come sempre per la visione, mi piace ragazzi di questo tipo di video in cui chiacchiero a vanvera appunto su quello che mi è successo e vi dico qualcosa a livello calcistico. Vi piacciono, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, boscia la lalla, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.